Sappiamo che diciamo, la situazione dei contagi nella fascia 0-20 è molto incidente su tutta la popolazione, perché siamo al 26%, quindi più di un quarto dei contagiati giornalmente sono nella fascia dell'età scolare. Basti pensare che prima delle vacanze di Natale nel Veneto oltre 1.000 classi erano in quarantena, numeri che fanno riflettere e che saranno analizzati nel dettaglio prima del rientro a scuola a gennaio. Questo significa che su un livello regionale di oltre 8.600 contagi, quale mi sembra essere il dato di oggi, vuol dire avere più di 2.200 di questi contagi che riguardano la fascia di età 0-20-0-19, e di questi la metà riguarda peraltro la scuola primaria. Insomma, il rientro rimane con un punto interrogativo. Il rischio DAD, se continueranno questi numeri e questi contagi, è sempre più vicino. Subito dopo l'Epifania saranno presi in mano i dati dei contagi nella fascia di età 0-19 anni. Solo dopo Capodanno si potrà capire come riprenderà la scuola. Abbiamo a nostro vantaggio, diciamo così, il fatto che il calendario non fissa la ripartenza il 7, ma ci dà quei 3 giorni in più, che sono utili per capire il da farsi, ma credo che dovremo effettivamente ragionare coi dati che avremo intorno all'Epifania. Dati alla mano, valuteremo cosa fare, dice ancora la Palumbo, con decisioni chirurgiche che prenderemo assieme alla Regione.